benvenuti a quest'altra puntata di autodifesa femminile. Vediamo un'altra tecnica di autodifesa in caso di aggressione. Vediamo con Mattia e Sibilla nel caso in cui l'aggressore vuole portare a terra, diciamo, facendo una torsione sul collo della vittima. Fatela vedere in tempo reale, magari davanti. Like the crack of the whip, I snap attack, front to back, in this thing called rap. Digging like a shovel, rhyme double on a heavenly level. Bang the bass, turn up the treble. Radical mind, day and night all the time. 714, wise, divine, maniac, radiac, winning the game. I'm the lyrical Jesse James. Quality, I possess, some say I'm fresh, where my voice goes through the mess of the microphone that I am holding. Copy written lyrics so they can't be stolen if they... La vediamo adesso in una maniera molto più particolareggiata. L'aggressore cerca di portare a terra la vittima facendo una torsione sul collo. La vittima cede e porta giù l'aggressore. In questo caso l'aggressore tiene ancora la vittima per la testa. Che fa in questo caso Sibilla? Prende l'avambraccio e preme sulla gola in modo tale da farsi liberare automaticamente il braccio. Questo braccio non lo lascia, ma che cosa fa? Va in praticamente in quello che si chiama jujigatame o armlock da montata, e in pratica spezza l'atto all'aggressore e quindi può liberarsi e andarsene via tranquillamente. Questa puntata abbiamo finito, ci vediamo la prossima volta con un'altra tecnica di autodifesa.